Mariano Ferro, leader dei Forconi, annuncia un nuovo 16 gennaio, un nuovo blocco per la Sicilia e l'Italia meridionale. Una nuova azione per sferrare un duro colpo ad un sistema paralizzato e ad un governo futuro che per i Forconi è stato già deciso, anche grazie ad una legge elettorale che non permette agli italiani di dire la propria. Ieri da Piazza Calvario, Ferro ha detto che stanno organizzando un'azione forte, che dalla prossima settimana partiranno con il volantinaggio, ma non ha voluto dare alcuna anticipazione sulla data. Noi siamo convinti che c'è bisogno di un nuovo 16 di gennaio. Ne siamo straconvinti, perché il potere purtroppo, guardate, quando si dice abbiamo fatto danno all'economia in quella settimana, io credo una cosa, che il danno sia fatto giornalmente, anche oggi, anche ora, mentre noi parliamo c'è un danno all'economia che accade minuto dopo minuto, eppure non se ne accorge nessuno perché è fatto in modo lento, silenzioso, fatto in modo così, sotto traccia. I Forconi dunque preferiscono non chiedere ma agire, perché la politica non ha ancora individuato i veri problemi. Siamo straconvinti che se non accade qualcosa di particolare non accadrà nulla all'Italia. Basta fare una semplice previsione: chi vincerà le elezioni? Una legge elettorale che ha già prescritto tutto, c'è già un governo Bersani-Monti che deciderà del nostro futuro. Voi pensate che con chi ha già amministrato in quel modo, come è stato fatto, ma anche se fosse Berlusconi alla stessa maniera, potrà cambiare qualcosa? Io non credo proprio di chiedere nulla a nessuno, anzi, qui c'è bisogno di un nuovo colpo al sistema, perché il sistema, basta solo pensare che c'è gente che ha fatto il prestito per pagare l'IMU e dove sono andati a finire i soldi dell'IMU, per dire tutto quello che accade in Italia senza che nessuno muova un dito, associazioni di categoria, sindacati, partiti politici, tutto il sistema, l'informazione, tutto il sistema che funziona in una direzione. Il popolo deve solo pagare le tasse e probabilmente deve andare a lavorare senza guadagnare nulla. Qui siamo in una realtà dove si va al lavoro ma non si guadagna molto, e questo è l'andare indietro di un paese, di un'Italia che sta morendo e nessuno ci guarda.